Cosa avresti visto a Costantinopoli nell'anno 1000 durante la cosiddetta età d'oro dell'eroico imperatore Basilio II? Costantinopoli risplendeva di nuovo nella sua antica gloria, come ai tempi di Costantino o di Giustiniano. I monumenti di Costantinopoli erano stati ricostruiti e ora restituiti al vecchio splendore. I vecchi fori di Teodosio Arcadio e di Costantino erano stati ricostruiti. Le vecchie statue dell'antichità erano state rinnovate e la vecchia città brillava di nuovo come un faro di luce nell'oscurità del Medioevo. Bene, cari amici della storia romana tarda, vedremo in questo video che la risposta è più complicata di quanto vorremmo. Quindi, come appariva Costantinopoli durante l'età d'oro intorno all'anno 1000? Come è cambiata Costantinopoli? Ormai, non abbiamo solo indagato su come la città di Roma sia cambiata dal suo apice nel 320 d.C. alla totale desolazione e rovina dell'Alto Medioevo circa 300 anni dopo, ma abbiamo anche indagato su come Costantinopoli sia cambiata nel corso della sua lunga storia urbana. Dai primi giorni, quando era ancora una colonia greca, al Bizanzio romano, alla città fortificata di Settimio Severo alla nuova Roma di Costantino, alla Costantinopoli di Giustiniano intorno al 540 d.C., alla Costantinopoli dell'Alto Medioevo dell'800 d.C. In quell'ultimo periodo, intorno all'800 d.C., abbiamo scoperto quanto sorprendentemente cattivo fosse lo stato della città e che molti dei vecchi monumenti stavano già iniziando a decadere, come discusso in questo video qui. Ma questo è ovviamente comprensibile, dato che dopo tutto l'VIII secolo faceva parte del periodo oscuro dell'Impero Romano d'Oriente. Costantinopoli in questi tempi si era ridotta massicciamente in termini di popolazione, dopo che l'impero aveva perso l'Egitto e il Levante ed era semplicemente sotto attacco da tutti i lati. Le spedizioni di grano dall'Egitto erano cessate e quindi la popolazione iniziò a ridursi molto, toccando un minimo intorno al 750 d.C. Molti dei vecchi monumenti della città non venivano più mantenuti, o se potevano, venivano scelti per non farlo. Erano utilizzati come cava per materiali da costruzione, ogni volta che crollava un vecchio edificio del grande passato imperiale. Questa pratica, chiamata spolia, era davvero diffusa e la conosciamo molto bene anche dalla Roma post-imperiale. Ma l'impero nei secoli successivi si stabilizzò e ora nel X secolo è accaduto qualcosa di assolutamente notevole. L'impero romano ha visto una affascinante rinascita, qualcosa che molti ritenevano impossibile a quel tempo. Durante questi anni, l'imperatore Basil II regnava sull'impero romano e sotto il suo regno, l'imperium crebbe nuovamente molto in dimensioni. Il suo regno fu infatti il più lungo di qualsiasi imperatore romano, ancora più lungo del regno di Augusto, il primo imperatore di Roma. Augusto regnò per 41 anni, mentre Basil II regnò per un incredibile periodo di 49 anni. Quindi, ora che l'impero ha visto la sua notevole rinascita alle vecchie glorie, come si è trasformata Costantinopoli durante quei tempi? Beh, una trasformazione ovvia era ovviamente la popolazione della città. Il picco di popolazione di Costantinopoli è stato probabilmente durante il regno di Giustiniano, prima che scoppiasse la peste nel 541. Le stime della popolazione variano a seconda dello studioso a cui chiedi, ma l'eccellente studioso Cyril Mango ha stimato la popolazione massima, tra 400 e 600.000 persone. Entro il 750 quel numero era sceso a meno di 100.000, forse fino a 50.000. Così ampie aree della città furono abbandonate. Ma nella rinascita dell'impero, che inizia lentamente dopo l'800 d.C., e poi guadagnando davvero slancio sotto Basil II, la città aveva ora di nuovo raggiunto livelli di popolazione quasi alti come ai tempi di Giustiniano. Quindi, se viaggiassi a Costantinopoli nell'anno 1000, saresti piuttosto impressionato nel vedere le strade di nuovo piene di persone come nei vecchi tempi dell'Impero Romano. La popolazione nell'anno 1000 era probabilmente di nuovo intorno al 500.000, che rappresenta un recupero veramente notevole. Va bene allora, ma che dire della città stessa? Come appariva la città? Se credi ad alcune ricostruzioni 3D e artisti 3D che ricreano Costantinopoli, si potrebbe essere inclinati a credere che la città sembrasse di nuovo come ai tempi di Giustiniano, che i vecchi monumenti che erano in gran parte in rovina nell'800 d.C. fossero stati restaurati,
che se camminassi lungo il Mese, la strada centrale di Costantinopoli, vedresti i vecchi fori imperiali di Teodosio. Arcadio e Costantino nel restaurato splendore antico. Potresti visitare i bagni di Achille e Zeuxippus come nei vecchi tempi. Potresti meravigliarti del vecchio tempio classico del Capitolium nel Filadelfio. Potresti visitare lo Strategion e meravigliarti dell'obelisco centrale. Potresti salire sulla collina fino alla vecchia agora di Bisanzio e vedere i vecchi templi restaurati brillare in una nuova luce. Beh, amici della storia romana tarda, Costantinopoli era davvero grande di nuovo nell'anno 1000, ma in una forma molto diversa da quella che molte ricostruzioni vorrebbero farci credere. E per favore metti mi piace a questo video e iscriviti in modo da non perdere nessun video futuro sull'affascinante era dell'Impero Romano Tardivo. Considera di supportarci su Patreon o iscrivendoti a YouTube, perché la sostenibilità a lungo termine di questo canale dipende davvero dal tuo sostegno. E abbiamo due nuovi membri, Cesar, ovvero Stefano Pappas, e Giorgio Kashev. Grazie mille Steven e Giorgi per aver sostenuto questo canale in modo così generoso. Questo mi aiuta davvero molto con il canale. E voglio anche ringraziare ciascuno di voi che sta sostenendo questo canale in qualsiasi forma. Spero che Maioriano sarebbe orgoglioso. Grazie a te, Biagio, amico. Quindi, come possiamo immaginare Costantinopoli dell'anno 1000? Beh, la città si era ormai trasformata in quello che chiameremmo una città medievale. Il paesaggio urbano della città era ormai molto diverso dall'antica capitale imperiale, ai tempi di Costantino o di Giustiniano. Anche durante i giorni di Giustiniano la città era già cambiata e sembrava certamente meno pagana rispetto ai giorni di Costantino. Al tempo di Giustiniano i vecchi templi nell'Agorà avevano già iniziato a cadere in rovina e venivano possibilmente riutilizzati come materiale da costruzione. Questo è successo a molti altri edifici pagani. Ogni volta che uno di questi edifici crollava, veniva scavato per il materiale da costruzione. Durante il regno di Basil II sono state effettuate riparazioni, sì è vero, e sono stati costruiti nuovi edifici. Tuttavia, le riparazioni sono state effettuate solo sul palazzo imperiale dell'imperatore stesso, sull'ippodromo perché in quei giorni serviva ancora come luogo centrale di incontro e assemblea, e sulle molte chiese e monasteri della città. Basilio II ha anche riparato gli acquedotti, solo per riempire le cisterne d'acqua. Tuttavia, i vecchi bagni, fontane e ninfei non sono mai stati riparati. Anche i nuovi edifici che venivano costruiti erano piuttosto diversi nello stile architettonico rispetto a quelli imperiali vecchi e più simili a quello che molti storici oggi chiamano bizantino. Ma, ed è molto importante capire, tutti i nuovi edifici che venivano costruiti erano o chiese, monasteri, ospedali o abitazioni per i residenti della città. Questo può essere ricostruito dai registri edilizi di quei tempi. Nessun vecchio edificio imperiale è stato ricostruito a parte quelli sopramenzionati. Le antiche terme, i vecchi bagni romani di Zeuxippos, di Achille o di Costantino, erano in disuso dall'assedio del 626, quando gli acquedotti della città furono tagliati. Da quel momento in poi, i bagni, così come le molte fontane della città, furono abbandonati. Gli acquedotti furono riparati nel 768, tuttavia. I bagni, i ninfaia e altre fontane non furono mai riparati e caddero in rovina e furono anche utilizzati come materiale da costruzione. Quindi, nell'anno 1000 non avremmo più trovato traccia dei vecchi bagni di Zeuxippos o dei bagni di Achille. Allo stesso modo, i vecchi fori imperiali della città avevano iniziato a cadere in rovina già nel VII secolo d.C. E già nel 750 questi fori venivano utilizzati come mercati per il bestiame o il bestiame. E anche qui, invece di riparazioni e restauri, ogni volta che una vecchia colonna o un vecchio edificio dal tempo di Costantino o Giustiniano crollava, veniva subito depredato per il materiale da costruzione. Gli unici edifici che venivano mantenuti in riparazione erano logicamente, ovviamente, le chiese o gli edifici ecclesiastici in generale. Così, nell'anno 1000 la città aveva da tempo iniziato a cannibalizzare se stessa, molto simile a ciò che è successo a Roma. Di conseguenza, il paesaggio urbano e l'architettura dell'anno 1000
erano già molto diversi da quelli dell'anno 540 e ancora più diversi da quelli dell'anno 330, quando fu inaugurata Costantinopoli. La città aveva ora un aspetto veramente medievale, il che significa che invece di un aspetto classico greco-romano con molti templi, colonne, archi monumentali, bagni, anfiteatri, fontane e ninfei, invece di tali edifici si vedrebbero ora molte chiese, monasteri, ospedali, cimiteri e abitazioni della popolazione. Solo l'area intorno al Palazzo Imperiale, vicino all'ippodromo, ricorderebbe ancora il grandioso passato imperiale. Il palazzo stesso era ancora tenuto in riparazione, così come l'Augustion, la piazza centrale della città, la colonna di Giustiniano era ancora in piedi e ovviamente l'ippodromo. Solo qui, nel vecchio nucleo della città, c'era ancora il promemoria che Costantinopoli era davvero la stessa capitale dell'impero romano che Costantino aveva scelto come sua residenza circa 700 anni prima. Ma se camminavi attraverso la mesa da ovest a est nell'anno 1000, avresti trovato i vecchi forum di Teodosio, di Arcadio e di Costantino già in pessime condizioni, in gran parte in rovina e utilizzati come mercati. Il bestiame e altri animali venivano trascinati attraverso i forum e la casa del Senato sotto forma di Costantino era stata abbandonata da tempo e molto probabilmente era stata anche saccheggiata per i materiali da costruzione. I vecchi templi sull'Acropoli erano a quel punto ovviamente già completamente scomparsi, riutilizzati in qualche forma per costruire nuove chiese o per riparare il palazzo imperiale. Quindi a quel tempo non avremmo più trovato un singolo tempio in piedi. Nemmeno il Capitolium era ancora in piedi in quei giorni. Anche esso aveva iniziato a cadere in rovina dopo il VII secolo. E quindi è molto probabile che anche le sue colonne siano state riutilizzate in qualche chiesa o nel palazzo imperiale o all'ippodromo. Vediamo quindi che anche se la Costantinopoli dell'anno 1000 era di nuovo gloriosa e aveva quasi raggiunto la sua dimensione precedente in termini di popolazione, il paesaggio urbano era tuttavia molto diverso. Invece di una capitale imperiale romana di aspetto classico greco-romano, troveremmo ora una città medievale, che sarebbe immediatamente riconoscibile come molto medievale. Ad eccezione del Palazzo Imperiale, della Hagia Sofia dell'Agostino e dell'Ippodromo, tutti gli altri edifici del erano o in rovina o non esistevano nemmeno più. Invece, Costantinopoli era rinata in una forma diversa, come una capitale medievale che superava di gran lunga tutte le altre capitali d'Europa in quei tempi. E se sei interessato a come appariva Costantinopoli intorno all'anno 800, guarda questo video nell'angolo in alto a destra. Ma se sei più interessato a Costantinopoli durante l'epoca di Costantino, puoi guardare l'altro video nell'angolo in basso a destra. Dico di nuovo grazie a tutti gli amici della storia romana, gratias tibiago amici e benevalete.